A pochi giorni dal tuo esordio in Coppa del Mondo a Levi in Finlandia, cosa hai provato a gareggiare con le grandi campionesse e quali ostacoli hai dovuto affrontare per arrivare fino a qui? Un'emozione grandissima poter gareggiare con le big del circuito, anche perché comunque uno è sempre abituato a vederle in televisione e poter avere un confronto dal vivo con loro è qualcosa di emozionante. Poi questi 2 giorni sono stati per me molto costruttivi, anche se purtroppo la seconda gara non è andata come doveva, perché non sono riuscita ad arrivare in fondo. Mi sono divertita tantissimo e spero di poter gareggiare di nuovo presto con loro. Per quanto riguarda il percorso, è stato un percorso comunque abbastanza impegnativo. Ho avuto un infortunio che mi ha tenuta ferma per un paio d'anni. Però quando la passione supera il dolore fisico, si riesce ad andare avanti e a raggiungere i propri obiettivi, quindi bisogna crederci sempre e tutto è possibile. Quali sono i tuoi obiettivi a medio e lungo termine? Beh, sicuramente il mio obiettivo principale quest'anno è la Coppa Europa, dare continuità con i risultati e cercare di avere un posto fisso nelle prime 30 per poter partire bene anche l'anno prossimo. E poi la Coppa del Mondo, se mi daranno occasione di partecipare ancora, sicuramente di dare il massimo e di provare a entrare nelle prime 30. Voi giovani state attraversando un periodo difficile. Cosa vuoi dire a questi ragazzi che ti stanno guardando e che magari non possono allenarsi? Beh, di tenere duro perché lo sport fa star bene, lo sport è vita, quindi di continuare ad allenarsi anche con quello che hanno a disposizione, di non mollare, e incrociamo le dita e speriamo presto di poterci ritrovare tutti insieme ad allenarci e a fare ciò che più ci piace.